prenderò quasi esclusivamente tordi perché siamo all'inizio della stagione, però qualche merlo ce lo metto. Scelgo i migliori in base a quello che ho visto e che qualche soggetto già lo conosco dagli anni precedenti e so che bene o male è una garanzia. E qualcuno, magari dei più giovani, li ho un po' osservati nei giorni precedenti l'apertura. Li ho visti cantare, li ho sentiti, li ho messi fuori alla mattina presto, quando avevo tempo per ascoltarli. E ho visto che stanno cantando e sono in forma. Poi la stagione e le giornate di caccia dimostreranno chi veramente è all'altezza e chi meno. Questo è il budget per oggi, si va a caccia. Piero, questi due merli li metto dove li metto sempre? Sì, va bene, poi li metto da un'altra parte. A questo gli piace cantare dentro a questa macchia di mortella. Mette anche qualche tordo, almeno se qualcuno passa possiamo prendere. Guarda, uno si può mettere qui. Qui a volte ci si metteva qui a uno stiello, questo, e uno in posto c'è laggiù di va bene, va, vamo a prendere allora, vai, dammelo uno. Comincia a albeggiare, eh? Oggi è più bella di ieri. I merli si sono messi. Uno sti davanti e uno è lì davanti, ha il leccio sulla destra. E uno ne canta uno in cima allora di quelli che ho portato io allora. Perfetto.